Buonasera, bentornati alla rassegna stampa di Renews 24. Ne parliamo con i nostri ospiti. Tra poco arriva il direttore di Economy Sergio Luciano in collegamento da Milano, ma è già in studio con me Giampiero Gramaglia, direttore di affari internazionali. Ben ritrovato Giampiero. Sì, buonasera ai telespettatori. Allora, ben ritrovato Sergio. Se il mattino di Puglia e Basilicata torna a fare le differenze tra nord e sud, anzi quello che accomuna nord e sud, l'Italia del malaffare, per corruzione ieri hanno attraversato la penisola da Milano a Palermo, Morra domani a Foggia con l'Attivafia, dice metastasi in tutto il paese. La terza volta che si arriva a un Consiglio dei Ministri dove sembra che si debba spaccare tutto. Io credo che Siri forse sarà dimesso dal presidente del Consiglio, è già stato sospeso dalle deleghe, quindi di fatto è già un sottosegretario senza ruolo dal ministro che gli aveva dato le deleghe, il ministro Toninelli, ma non ci sarà crisi di governo, perché non mi pare che nessuno voglia la crisi di governo a un mese, a 3 settimane e mezzo dalle elezioni. Quindi ci sarà una parte che sosterrà di aver vinto, forse ci sarà un'altra parte che sosterrà di aver fatto qualche cosa di diverso, di aver subito una violenza o un sopruso da parte dell'interlocutore, ma non penso che ci troveremo senza governo domani pomeriggio. Però è indagato per corruzione, il reato su cui si Sì, indaga è quello. ma non c'è dubbio che dal punto di vista del Movimento 5 Stelle la coincidenza tra l'indagine su Siri, che nasce da una vicenda in un contesto siciliano, di governo e siciliano, e l'indagine che coinvolge soprattutto Forza Italia, ma tocca anche un'amministrazione leghista come quella della Regione Lombardia, restituisce o rafforza per i 5 Stelle quel ritorno a un tema per loro fortemente identitario della lotta alla corruzione. Peccato che questa linea, peccato, questa linea però era stata un po' dimenticata, trascurata nei mesi precedenti dal Movimento 5 Stelle, adesso forse ritiene che il ritorno a queste posizioni possa portargli anche dei vantaggi elettorali alle prossime europee, recuperando un po' dei consensi perduti. Di Forza Italia in vista di questa campagna elettorale. Già sappiamo che è un partito che arranca un po' nei sondaggi, che trova una difficoltà proprio a collocarsi politicamente da quando c'è Salvini che si sta un po' prendendo tutto il centrodestra, moderato o non moderato che sia. Poi arriva questa inchiesta che coinvolge soprattutto i quadri di Forza Italia in Regione Lombardia. In effetti, se abbiamo contemplato il mistero doloroso nell'ultimo biennio, così, della sparizione del centro-sinistra, adesso possiamo prendere atto che è sparito anche il centro-destra, nel senso che la destra c'è, perché sicuramente la Lega è una realtà, adesso tangenti o non tangenti, che è cresciuta. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, che è un non luogo, cioè si fa fatica a collocarlo nei vecchi concetti di destra e sinistra, e Forza Italia ha un problema fondamentale, che è il suo leader, fondatore, icona e testimone, che è uscito ieri dal San Raffaele, che è ancora in convalescenza, si è presentato già alle telecamere, che comunque si voglia considerarlo, è un grandissimo combattente, ha promesso 2 settimane di campagna elettorale, però è un signore della sua bella età e della sua chiara e inevitabile logoramento. Quindi Forza Italia era il suo capo, senza capo cosa sarà? Adesso senza capo e senza neanche più la credibilità che aveva il suo nucleo fondante, il suo nucleo storico, quello lombardo, perché queste notizie non sono definitive, sono istruttorie, tutte le cose che sappiamo, terzo grado di giudizio, eccetera, Certo. comunque è una secchiata di discredito, perché poi il discredito è immediato, il terzo grado di giudizio arriva tra 9 anni e quindi saremo tutti altrove. Certo, Berlusconi che appunto superati anche abbondantemente ormai gli 80 anni in convalescenza dopo i gravi problemi di salute che ha avuto negli ultimi giorni, già è tornato a parlare di politica, già parlando, incontrando i giornalisti all'uscita del San Raffaele, sembra quasi condannato a continuare a fare politica perché davvero sembra che senza di lui Forza Italia possa dissolversi nel nulla il giorno dopo. Beh, ma Questo è il tema. probabilmente senza di lui Forza Italia si sta dissolvendo nel nulla un po' per volta, anche perché è un partito in cui molti dei protagonisti
hanno già dimostrato una certa capacità di adattamento a collocazioni politiche diverse, sia pure sempre nell'ambito del centrodestra. Di Maio, che da vice premier e leader del partito di maggioranza relativa, ancora è il Movimento 5 Stelle, in Italia dice, parlando a un comizio di suoi sostenitori, che Tangentopoli non è mai finita. Sembra che Di Maio viva in uno stato di perenne opposizione, no? Cioè, Gli riesce molto meglio l'opposizione del governo. Però è ormai un anno al governo e ancora riesce questa sorta di cortocircuito in cui comunque sia Di Maio che Salvini parlano come se fossero dei leader d'opposizione. Sergio, tu come la vedi su questo? Beh, insomma, sono quegli animali che mangiano se stessi. No, è un sistema perfetto, perché l'opposizione manca, però si fanno opposizione tra loro, però poi non sciolgono il governo e noi dovremmo andare avanti come paese in queste condizioni. È evidente che non funziona. E la domanda vera, alla quale purtroppo una risposta nessuno ha saputo darla finora, neanche dei commentatori politici più autorevoli, è quanto può reggere un sistema così precario. Io credo che possa reggere oggettivamente poco, quindi qualunque ulteriore fattore esterno potrebbe diventare, dopo il voto delle europee, il fattore scatenante. E in altri momenti abbiamo già parlato del toto elezioni anticipate. È evidente che lo scenario ci fa sempre più concreto. Questo di spostare la palla, di cambiare gioco, di fare un traversone e far avanzare il terzino opposto, l'hanno imparato un po' tutti da Trump, che appena c'è un problema parla di un'altra cosa. Però lo fa. È un po' la cifra, no? Che vediamo un po' in tutto il mondo occidentale. Sì, e sta diventando la cifra, che però non è la cifra che aiuta a risolvere i problemi. Il parallelo con Trump e fa Giampiero, con l'esperienza che ha di cose americane, è perfetto, però lui mi insegna che Trump ha dalla sua, nonostante tutte le sue bizzarrie, corporate America, cioè comunque il mondo degli affari, il mondo del business, e Wall Street finora lo ha sostenuto ed è contento della presidenza Trump, e invece è difficile dire la stessa cosa sul mondo dell'economia italiana, che non può essere contento di quello che sta succedendo da una a questa parte, per mille ragioni che sappiamo e che si traducono poi nei numeri complessivi dei consuntivi. Non facciamo stare le stime dei consuntivi, che sono quello che sono. Quindi Trump fa i traversoni perché tutto sommato una buona parte della platea, degli spalti voglio dire, non aspetta di meglio per tornare ad applaudirlo. Qui stanno cominciando a finire gli spettatori disposti ad applaudire, una roba che non si capisce più. Grazie Sergio Luciano, direttore di Economy, buon lavoro a te direttore, buon lavoro anche a direttore di affari internazionali Gian Piero Gramaglia. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Ci fermiamo qui adesso. Arrivederci.